Nuova edizione del nostro videogiornale. Queste sono le principali notizie di oggi. 90 Vicentina abitava a 90, una delle quattro vittime dell'incidente plurimortale di San Pietro in Gù. Tutti e sei dei braccianti viaggiavano in una multipla dopo una giornata tra i campi per conto di una cooperativa. Sono rimasti coinvolti nello schianto contro un camion avvenuto venerdì in strada a Postumia. Quattro i morti, due ricoverati, poi dimessi scampati all'incubo. Non ha ancora invece un nome l'unico vicentino per residenza, un cittadino africano che viveva a 90. Vicenza, lotta al degrado e alla criminalità, espulse 20 persone, revocati 7 permessi di soggiorno. Alle attività operative hanno concorso pattuglie della Questura di Vicenza, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale per un totale di 30 uomini e donne. Sono stati effettuati posti di controllo lungo le principali arterie stradali, nonché esercizi pubblici. Identificati 218 persone, 74 stranieri, 45 con precedenti penali. Inoltre sono stati controllati 20 veicoli, 9 esercizi pubblici. Marostica, parcometro anche via app, si pagherà solo la sosta effettiva, tutte le novità. Per agevolare turisti e cittadini viene introdotto un terzo sistema di pagamento, non servirà più esporre il ticket, i vigili della polizia locale saranno esentati dai controlli. Il tutto grazie all'accesso a due app su smartphone che permetteranno anche di allungare il tempo di posteggio da remoto, liberando così anche gli agenti di polizia dai controlli. Sanrigo, premio Basilica Palladiana, premiati Federico Faggin e Madame. I vincitori del 58° premio Basilica Palladiana e della seconda edizione premio Basilica Giovani Emergenti sono rispettivamente il fisico imprenditore Federico Faggin, la cantautrice e rapper Francesca Calearo, in arte Madame. I riconoscimenti conferiti dalla Proloco Sanrigo per onorare persone e istituzioni venete della cultura e spettacolo saranno consegnati dal presidente dell'ente promotore Antonio Chemello lunedì 30 maggio a Villa Sesso Schiavo di Sanrigo. Previsioni meteo 24-26 maggio, instabilità con perdurare del clima afoso. Nei prossimi giorni l'anticiclone africano tenderà a cedere tra Francia e Spagna. Correnti umide e instabili andranno a lambire il nord Italia. La nostra provincia si troverà ai margini di questo flusso instabile che potrebbe lasciare spazio a qualche rovescio temporale anche sul Vicentino. La pagina dell'Eco Nazionale: dall'estero confermata la condanna per Alexei Navalny, 9 anni, all'oppositore di Putin. Perde il ricorso in appello nel processo che lo vede imputato per frode, appropriazione indebita, oltraggio alla corte. Gli viene confermata la condanna a 9 anni di reclusione e sarà trasferito in un carcere a regime rigoroso. Affronterà condizioni ancora più dure e potrà ricevere meno visite familiari. Sport, VAR e arbitri, il designatore Rocchi, qualcuno ci ha creato problemi. Si è chiusa la Serie A ed è tempo di bilanci non solo per le 20 squadre che hanno partecipato alla massima serie, ma anche per quella arbitrale finita al centro delle polemiche in molti post partita. La DIA perquisisce la redazione di Report e la casa di Mondani dopo la puntata sulla strage di Capaci. La DIA di Caltanissetta ha eseguito questa mattina una perquisizione nell'abitazione dell'inviato di Report Paolo Mondani nella redazione del programma di Rai 3. La notizia è stata resa nota su Facebook dal conduttore di Report Sigfrido Ranucci, ha poi trovato conferma in ambienti investigativi. Bombardamenti senza sosta, Severodonetsk, UE verso l'embargo del petrolio russo. In Ucraina la guerra è arrivata al 91° giorno. Sul fronte diplomatico Zelensky dice: solo un mio incontro con Putin potrà far finire la guerra. Era l'ultima notizia, grazie dell'attenzione, a risentirci.